controlli della polizia all'interno dell'ex istituto Sacro Cuore di Palermo. L'edificio, ormai in disuso da diversi anni, è stato occupato qualche giorno fa da una decina di famiglie senza casa. L'immensa struttura conta un'area di circa 10.000 metri quadri ed è stata per quasi un secolo un'istituzione scolastica diretta dalle suore del Sacro Cuore. Gli occupanti dicono di non aver forzato l'ingresso e di essere entrati dalla porta principale trovata aperta. Con loro, oltre a bambini e disabili, anche due donne in gravidanza. Al momento non hanno intenzione di lasciare l'immobile e sperano in un intervento della Chiesa che possa restituire loro un'abitazione. Potrebbe essere un venerdì molto caldo quello di domani per i lavoratori della GESIP. I dipendenti della società di servizi di Palermo, da due mesi senza stipendio, hanno deciso di scendere in strada domani con un corteo che attraverserà parte del centro della città. Il concentramento è previsto a Piazza Croce alle 9.30, poi il corteo sfilerà lungo la via Libertà fino alla sede del comune in Piazza Pretoria. La manifestazione è stata annunciata ieri alla fine dell'assemblea che si è tenuta al donorione di via Pacinotti e che ha visto alla fine una nuova spaccatura tra i sindacati. In piazza ci saranno infatti le sigle sindacali autonome ALBA, UGL, Conflavoratori, CISAL e ancora USB, ASI e CISAS, ma non CGL e CISL e UIL. A esasperare gli animi, quello che i sindacati autonomi hanno definito un atteggiamento di immobilismo da parte del comune di fronte al disagio dei lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione ma che non hanno ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio. In realtà dal comune una risposta era già arrivata nei giorni scorsi. Secondo il sindaco Orlando, la battuta d'arresto sarebbe stata prodotta dal commissariamento dell'INPS e proprio dall'istituto di previdenza, che si attende la firma che sbloccherebbe le erogazioni, visto che le somme necessarie, spiega il sindaco, sono state già trasferite. Al di là del ritardo nel pagamento degli stipendi, i sindacati continuano però a esprimere preoccupazione sul futuro della società e a chiedere il ritorno al lavoro a tempo pieno dei lavoratori e il rispetto degli accordi sottoscritti con il comune. Di qui la decisione, anche se non unanime, di tornare a manifestare in piazza. Il grande business della droga garantiva guadagni stellari che si aggiravano sui 15.000 euro al giorno, numeri da grande azienda insomma, ma era gestito tra le mura di casa e direttamente in famiglia, una sola famiglia, padre, madre e figlio, a capo di un'organizzazione capace di monopolizzare lo spaccio di cocaina e marijuana in una delle principali piazze catanesi. La scoperta è dei carabinieri del comando provinciale che con l'operazione Camaleonte hanno smantellato la banda a conduzione familiare. Il blitz, che è stato coordinato dalla DIA e ha visto in azione circa 200 militari, ha portato a 26 ordinanze di custodia cautelare, 17 delle quali notificate in carcere a persone già detenute. Sono scattate invece le manette per la famiglia a capo dell'organizzazione, Giovanni Ventarolo, Graziella Fiammingo e il figlio Giuseppe. I tre tenevano le fila di un business di tutto rispetto in una delle piazze più redditizie dello spaccio di droga in città, quella di San Giovanni Galermo, teatro di un'altra vasta operazione antidroga alcuni mesi fa. Un corteo di protesta rumoroso ma ordinato. Così centinaia di disoccupati che si dichiarano indipendenti da qualsiasi sigla sindacale hanno sfilato per le vie del centro. Da un anno e mezzo spiegano di non ricevere risposte dalle istituzioni. Al sindaco chiedono nuove possibilità di integrazione al lavoro e rivendicano un sussidio per chi è rimasto senza un'occupazione.